tutti ragazzi, io sono Fabri90 e vi do il benvenuto all'unboxing ufficiale di Nintendo Switch. Ovviamente, come potete notare, ve l'avevo promesso, vi avevo detto che avrei comprato subito Switch al lancio, infatti venerdì 3 sono corso di mattina e adesso faccio l'unboxing insieme a voi e però ho anche altre due sorprese per voi, ossia... Ovviamente ho dovuto per forza di cose comprare The Legend of Zelda Breath of the Wild e spero che si veda, per cui questo è il primissimo gioco per Nintendo Switch che Fabri90 possiede e poi lo registrerò chiaramente. Ora io spero che si veda tutto bene dall'inquadratura, sono diciamo a un metro dal mio telefono, è difficile cercare di capire più o meno come si può vedere oppure no. In ogni caso poi ve lo farò vedere casomai in qualche altro fotogramma. Quindi dicevo, il primo gioco per Nintendo Switch è Zelda Breath of the Wild, ovviamente farò Ultrum, ma prima me lo gioco per i cazzacci miei e mi diverto. E poi, amici, ho comprato anche il controller Pro, ossia il controller, diciamo, quello un po' più professionale, quello un po' più tradizionale, diciamo. Perché? Perché sì, perché è bello, perché sì, perché? Perché? Perché non servono tante spiegazioni, perché sì. In ogni caso, amici, Nintendo Switch, eccola qua, scatoletta molto carina, molto piccola anche rispetto al solito, diciamo, ingombro di scatole che potete trovare nelle altre console. Come vedete, su un lato ci sono diverse immagini stampate, su quest'altro lato non credo che si vedrà mai dalla telecamera, però ci sono, diciamo, la lista del contenuto e l'altra facciata dimostra appunto la peculiarità di questa nuova console Nintendo, ossia, nel caso in cui non lo sapeste, ve lo dirà il buon vecchio zio Fabri90, questa console è ibrida. Ibrida cosa significa? Significa semplicemente che può essere sia console fissa, quindi attaccata al televisore di casa vostra, sia console portatile. E adesso, amici, il momento è giunto. Direi che... Uè, abbiamo aperto il primo strato della scatola ed ecco quello che si può trovare all'interno. Spero che non cada niente, spero che si veda tutto quanto bene. Come potete vedere, subito appena apriamo troviamo il corpo, ossia la console vera e propria Nintendo Switch, altro non è che tutto quanto racchiuso qua dentro questo piccolo tablet dotato di schermo. E poi vabbè, esaminiamo un po' più tardi più nel dettaglio, per ora tiriamo fuori tutto quanto. E amici miei, ci sono anche i due famigerati Joy-Con, ossia i due mini controllerini che vanno poi attaccati al corpo della console quando la si gioca in modalità portatile, se no vanno attaccati anche a un altro adattatore che adesso vi farò vedere, un supportino che vi farò vedere perché dovrebbe esserci ovviamente. Allora, cartone, non ci serve il cartone. Istruzioni, allora ve le leggerò al volo. Allora, avete capito? Io no, perfetto, non ce ne frega niente, tanto non sappiamo leggere. Poi, fico, ci sono i due adattatori, diciamo, i due, non so come definirli in una sola parola, sarebbero sostanzialmente due cosettini da appiccicare poi ai Joy-Con singolarmente. Doveva comparire anche lui ovviamente. Se mi fai cadere il telefono, come hai già fatto in passato, te lo giuro, stavolta tappendo fuori dalla finestra, Sto cercando di essere professionale io. Come si fa a essere professionali con te? Allora amici, prima che quel bestiaccia pelosa arrivasse a interrompermi, stavo facendo un discorso. Questi affarini qua semplicemente non fanno altro che andare ad aggiungersi ai Joy-Con in modo da avere poi più volume, più presa e chiaramente anche il laccetto da mettere al polso qualora voi foste imbranati e li faceste cadere ogni giorno. Poi troviamo dentro ovviamente il solito cavo HDMI, perché ormai siamo nel 2017, 1080p di risoluzione è il minimo sindacale. L'alimentatore che va attaccato volendo sia direttamente alla console anche in modalità portatile, se no anche nella stazione, nella dock, che adesso andiamo a pescare. Anzi no, prima questo amici, questo semplicemente è la cosettina di cui vi parlavo prima, non so se... non mi ricordo come l'ho definito. In ogni caso andrebbe, diciamo, come supporto per i Joy-Con. I Joy-Con vanno fatti sfilare qua dentro se volete avere, diciamo, una presa più ergonomica, che chiaramente per comodità, anziché tenerli separati
diciamo così, in wireless e giocare così, potete metterli qua dentro e avere appunto una presa più comoda, più ergonomica, più simile al controller tradizionale, quello che ho comprato io separatamente. Poi, come dulcis in fundo, ma è anche una delle cose più importanti di questa console, abbiamo le bollicine con cui giocare. Ecco, grazie Nintendo per regalarci queste gioie. Minchiata a parte, amici, eccola qua, questa è la dock station, ossia la stazione, e spero che si veda bene con il riflesso della luce, così dovrebbe vedersi, credo, suppongo, spero. In ogni caso questa altro non è che la stazione in cui poi Nintendo Switch andrà a infilarsi. Chiaramente questa la si collega al televisore di casa. Nintendo Switch, magari dritta, netto, non sotto sopra, perché sennò non credo che funzionerebbe, va poi qua dentro e il segnale a quel punto da console portatile passerebbe direttamente sul televisore di casa, diventando così una console fissa. Peculiarità di questa dock, sostanzialmente poco o niente, perché altro non è che un pezzo di plastica, con due ingressi USB, io spero che si vedano leggermente, penso di sì, spero di sì, in ogni caso ci sono questi due ingressi USB. Sul retro invece abbiamo un cassettino che, volendo, si può aprire e per magia si trova dentro, all'interno, diciamo, di questo cassetto, un altro ingresso USB aggiuntivo, casomai voi voleste, non lo so, aggiungere un hard disk esterno. Poi l'ingresso per il cavo HDMI, non credo che si possa vedere tutto questo dal video, però in ogni caso ve lo dico io, USB, HDMI e l'alimentatore per la corrente. La cosa carina di questo... diciamo di questo cassetto è che voi potete far passare tutti quanti i cavi da qua, da questa fessura, poi chiudere il cassetto, no? E quindi rimarrebbe tutto quanto poi nascosto, insomma quel solito groviglio di cavi che rimane dietro al televisore, che poi fa volume, disordine e soprattutto si riempie di polvere, e rimarrebbe tutto quanto nascosto come una magia. E automaticamente nella fessura, io dubito fortemente che si possa vedere, forse un pelino, leggermente così, non lo so, non ci capisco niente, perché comunque non sto vedendo l'anteprima. In ogni caso, nella fessura, amici, altro non c'è che, insomma, una mini... non so come chiamarla... è un affare, in poche parole, che si connette al corpo di Switch, quindi alla console vera e propria, e trasmette poi il segnale. Adesso, amici miei, andiamo a vedere quella che è realmente la console, ossia veramente la cosa più importante in assoluto. Allora, colpo d'occhio... innanzitutto è leggerissima. A colpo d'occhio potete vedere lo schermo che ha. Allora, non so di preciso, non mi ricordo quanti pollici sia lo schermo di preciso, in ogni caso so che ha una risoluzione di 1080x720, per cui non è full HD, o meglio, è full HD, però ha una risoluzione leggermente minore, ma su queste dimensioni così, diciamo, contenute di schermo, la differenza non si nota, e allo stesso tempo per la console è un risparmio in termini di prestazioni, quindi aumenta la durata della batteria con una risoluzione minore. La batteria Nintendo ha affermato che sarà dalle 2,5 alle 6 ore di durata, in base al gioco che si gioca. Chiaramente più il gioco è impegnativo, più pesante come calcolo per la console, meno durerà la batteria. Altra cosa da notare è che, volendo, si può giocare in modalità tavolo, ossia la console, volendo, si può appoggiare in questa maniera qua, quindi non mettendo i Joy-Con dentro così. Wow, che figata, amici! L'altro ve lo faccio vedere bene, se ci riesco, senza fare danni. Osservate, amici, la magia! Perfetto, questa sarebbe la modalità portatile sostanzialmente, però vi dicevo appunto la si può giocare anche in modalità tavolo, e vai, sono riuscito ad aprire sul retro il, diciamo, il gancettino, che al di sotto del gancettino stesso, ve lo dico già, c'è, non credo si possa vedere, troppo piccola da vedere, comunque qua sotto c'è un, diciamo, l'ingresso per le micro SD per aumentare la memoria interna di sistema, che è 32 giga di sistema di suo, diciamo. Potete aumentare la memoria inserendo micro SD di tutte le dimensioni e taglie, tanto le supporta tutte. In ogni caso, tornando al discorso precedente, la modalità tavolo sarebbe questa. Voi fate così, poi sfilate i Joy-Con,
1 e con la sinistra non riesco nemmeno a lavarmi i denti, ragazzi, e 2, e a questo punto voi volendo potreste giocare anche così, perché chiaramente sono wireless questi. Facendo così la durata della batteria stessa di Switch aumenterà. Perché? Perché semplicemente i Joy-Con sono provvisti a loro volta di una batteria, ma quando sono attaccati al corpo della console non la usano, bensì usano quella della console. Non chiedetemi perché, è una cosa senza senso, ma vabbè. In ogni caso, discorso batteria fatto. Ora vediamo le altre peculiarità. Ah, lo schermo è, prima che me lo dimentichi, è un touchscreen ovviamente, però non è più resistivo come era quello per Wii U. Quindi non è più a pennino e tocco singolo, ma è capacitivo, quindi multitouch, esattamente come gli smartphone. Potete usare 2, 3, 4, 10 dita contemporaneamente, anche 20 se usate i piedi e se siete bravi. Quindi è, diciamo, un passo in avanti. Poi, rimontando tutto quanto, rimonto al volo, perché amici, innanzitutto è divertente metterli e toglierli. Voglio farvi, ho portato con me apposta, tadan, il paddone del Wii U. Così vi fate un'idea della dimensione effettiva di Nintendo Switch. Come vedete, il paddone del Wii U non solo è più spesso rispetto a Switch. Vedete? Ha chiaramente uno schermo più piccolo, il pad del Wii U, è più largo, più spesso, più pesante anche, nonostante qua ci sia tutta una console, comunque, e quindi tanta 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 roba. Poi comunque, mi stava cadendo, mamma mia, che rischio! Comunque, non mi ricordo cosa volevo dire. Ah sì, la colorazione. Colorazione può essere monocromatica, quindi come l'ho presa io, grigia, che è una figata. Se no anche azzurro e rosso, e però faceva cagare. Detto francamente, le console per me devono essere assolutamente monocromatiche. È proprio una regola non scritta. In ogni caso... vediamo al volo qualcos'altro. Sotto c'è la presa di corrente, chiaramente, di alimentazione. Non credo che si possa vedere granché bene, però vabbè, è lì sotto. Sulla parte superiore, amici, abbiamo invece, rispettivamente, qua l'ingresso per le cartucce di gioco, perché sì, Nintendo Switch funziona a cartucce esattamente come il 3DS e il DS prima di esso. Poi c'è il jack per il microfono. Questa è la boccata, diciamo, di sbocco delle ventoline di raffreddamento di Nintendo Switch. E devo guardare anch'io, amici, perché è nuova anche per me. Il tasto power per accendere e spegnere la console e i tasti per regolare il volume degli altoparlanti, che gli altoparlanti sono posti sia sotto allo schermo, ma dubito enormemente che questi si possano vedere, sono veramente due taglietti minuscoli, che sul retro della console, rispettivamente qua e qua. Esaminiamo i Joy-Con, amici, a questo punto. Allora, i Joy-Con sono chiaramente questi controllerini, come avete ben capito. Sono strapieni di tecnologie come accelerometri, giroscopi, questo di qua, quello di destra, ha anche il coso, non so come si chiama, non me lo ricordo più, comunque tipo fotocamera, quello che è, per rilevare le distanze, l'accelerometro, boh, non lo so. Sono provvisti entrambi della famigerata funzione HD Rumble, ossia quella vibrazione nuova che dà un senso di immersione molto 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 maggiore rispetto al solito. E poi ovviamente hanno entrambi un tot di pulsanti. Due levette analogiche, come vedete, poi A, B e X, Y sul Joy-Con di destra, mentre invece quattro pulsanti che sarebbero il D-pad, la croce direzionale, su quello di sinistra. Poi abbiamo... ho le mani troppo grosse. Poi abbiamo il tasto meno e il tasto più, un po' come Start e Select. Poi in uno abbiamo il tasto Home, qua in basso, situato a destra, per accedere al menu Home della Switch, della console, in ogni momento, in ogni luogo, in ogni modo. E di qua invece abbiamo il tasto Share, che sarebbe un tasto per fare fotografie. Poi verrà anche la funzione di registrare direttamente video di gameplay sul... insomma su Switch proprio, e quindi questo tastino ha quella funzione. Sul retro invece abbiamo due grilletti dorsali, ovviamente LR bla 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 bla. Poi ancora più dietro un pulsantino che serve, va premuto e tenuto premuto per sfilarli via poi da qualunque cosa siano applicati, che sia Switch, che sia questo adattatore qua, questo grip qua, che siano gli affarettini di cui vi parlavo prima, che poi vi farò vedere come funzionano. E infine la peculiarità è che sono comunque, volendo, anche due controller a sé stanti, perché voi potete sfilarli da Switch, tenere uno per voi, metterlo così, uno darlo all'amico, metterlo così, perché qua poi ci sono altri due tasti in ciascuno di essi,
Per cui, volendo appunto, con una sola Switch, fin da subito, fin proprio dalla scatola, si può giocare in multiplayer. Semplicemente uno split screen e si gioca così, con mezzo controller, diciamo, a testa. Ed è qua che entrano in gioco appunto questi cosettini qua di cui vi parlavo prima. Allora, no, questo è il più, questo è il meno, mettiamo meno con meno. Amici, voi fate così, come ogni altra cosa, avete capito, fa zac, poi lo tenete così e questi due pulsantini, diciamo, schiacciano quelli che erano presenti di sotto che vi facevo vedere prima e potete giocare anche così, in maniera del tutto completamente diversa dal solito. Ora vediamo se riesco a toglierlo. Allora, 1, 2, 3, 4. Ah no, perché mi si è bloccato qua. Ok. Un po' duro perché è nuovo, però ci sta. Bene, abbiamo coperto anche i Joy-Con, vi faccio vedere al volo velocissimamente che co come andrebbero poi a, diciamo, comportarsi se montati nel grip, nell'adattatore che viene già di suo insieme al a Switch, vedete? Poi avete un controller molto più classico, tradizionale del solito, cioè rispetto. Sei di nuovo qua. Ah, smetti di boicottarmi l'unboxing, eh? Saluta YouTube, ciccione! Ok, secondo boicottaggio del gatto. Dicevo, questo è il controller che si formerebbe unendo i Joy-Con al grip e lo compariamo al volo velocissimamente al controller Pro per vedere, diciamo, un pochettino le differenze. Se trovo il modo di aprire codesta scatola. Sì, ci sono riuscito, sono più forte io. Non c'è niente di che in questa scatola, ovviamente. C'è solamente il controller. E un cavo e altre istruzioni, se volete leggerle, queste sono scritte in Burundi e nella lingua della Papua Nuova Guinea, per cui poco interessante. Un cavo USB. USB, questa mi sorge nuova anche a me, sinceramente. USB e poi controller per ricaricarlo, probabilmente perché si può caricare anche da computer. Ah sì, mi sembra di aver letto da qualche parte che è anche compatibile poi appunto con diciamo qualunque genere di computer Windows, se non erro. Il controller Pro è questo, amici miei. Non so quanto bene si possa vedere, come ogni altra cosa ormai di questo unboxing. In ogni caso, è leggermente, a parte satinato, è leggermente trasparente, in modo che si possano vedere i circuiti, diciamo, i chip che ci sono sotto, ed è una gran figata, secondo me. In ogni caso, ha chiaramente una impostazione più ergonomica per il gioco, tasti un po' più grossi, la croce direzionale, a differenza dei quattro tasti separati, grilletti più confortevoli al tatto sul retro. Anche se, vabbè, più o meno comunque vi siete fatti un'idea, non è nulla di che, è molto simile anche al controller Pro, quello che c'era per Wii e per Wii U. In ogni caso, poi, comparandoli, risulterebbero così: i due controller, quello diciamo canonico, che viene insieme alla console, e il controller Pro. Se volete, c'è anche questa come opzione. Ok amici, adesso passiamo a una delle ultime cose da fare, ossia, che poi è anche una delle più importanti e peculiari di Switch. Oltre a sfilare i Joy-Con, che non ve lo nego, è parecchio divertente e gratificante come operazione, sfilarli, metterli, toglierli, metterli, brigare, fare, brega, è divertente, è divertente. Quello che vi dicevo prima della dock è semplicemente questo. Io ora sto giocando in modalità portatile, no? Sto facendo casino. Poi, in un certo momento, arrivo a casa, comunque sono a casa, voglio giocare più comodamente su TV, chiaramente la dock è collegata già al televisore, vi basterà fare questa operazione. Fatto, niente di più, spero di averlo messo dritto, centrato, comunque sì. Questo, una volta che voi inserite Switch nella dock, nella stazione, tutto il segnale va direttamente sul televisore, per cui potete continuare a giocare. E viceversa, ovviamente, se state già giocando con la dock, quindi sul televisore in modalità console fissa, vi basterà semplicemente sfilare via Switch e l'azione del gioco senza interruzioni passerà direttamente in modalità portatile. Modalità portatile, amici, perché sfilate. Con la modalità portatile ovviamente non si può avere dischi o CD o quant'altro, per cui come vi avevo già detto prima, slot per le cartucce, vediamo se riesco ad aprirlo senza unghie. Sì, perché me le mangio io, sono stupido, ci sono riuscito amici. Allora vedete, qua c'è lo slot per le cartucce che vi dicevo prima, poc'anzi, insomma inizio del video più o meno, e adesso quindi è arrivato anche il momento di aprire Zelda, vedere la dimensione della cartuccia. E insomma, cercare di infilarla per vedere un po' com'è.
Però ve lo dico già, amici, non accenderò la console. Non c'è tempo, purtroppo adesso devo poi anche tornare a lavorare. Questo è il mio incubo peggiore, cercare la zona di apertura è veramente impossibile. Comunque non ho tempo per accenderla e far vedere tutto quanto, purtroppo non ho nemmeno tempo per giocare a Zelda e basta, ho capito, mi servono le forbici. Purtroppo, amici miei, ho dovuto usare il coltellino svizzero dei Puffi perché veramente stava diventando più forte di me e aprendo Desolazione, ci sono rimasto un po' male, sinceramente. Non c'è nulla, eccetto che la cartuccia di gioco, però ormai purtroppo sono anni e anni e anni che non mettono più i cari vecchi libretti di istruzioni, quelli da leggere quando eravamo seduti sul cesso, detto francamente, perché a loro viene a costare di più di carta, bla 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 bla. Tutte stronzate, ci hanno tolto la lettura del momento della cacca. In ogni caso, amici, la cartuccina di Zelda e comunque ogni genere di cartuccia di gioco, di scheda di gioco di Nintendo Switch è veramente piccola, lo vedete? È piccola, 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 piccola. Forse a memoria è anche un po' più stretta di quelle del 3DS, ora purtroppo non ne ho per fare una comparazione, retro chiaramente ci sono i connettori, niente di che, niente di più, niente di nient'altro. La cartuccia, amici, va messa esattamente così, o almeno credo. Quindi, se per caso vi si incastrerà perché era nell'altro modo, non fatemi causa. Qua c'è un disegnino che segna la freccetta sulla cartuccina messa così, per cui va posta esattamente così. La si infila, la si spinge, come esattamente avviene con qualunque genere di scheda SD e anche col 3DS. È fatto, il gioco rimane qua dentro, voi ve lo potete portare in giro oppure giocare su casa, insomma tutto molto comodo, cartucce sono una figata rispetto ai CD perché hanno tempi di caricamento zero, proprio zero, sono di un leggero immediato che nemmeno vi immaginate, quindi è tanta 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 roba e basta, direi basta. Bene amici, direi che l'unboxing può anche finire qua. Come vedete c'è tutto quanto all'appello, controller Pro, il grip per i Joy-Con, Nintendo Switch, i due Joy-Con, la Dock Station, Nintendo, Nintendo, Zelda Breath of the Wild, un fail c'è anche in questo finale di video e basta. Direi che sono molto soddisfatto al, diciamo, tempo, non lo so, 2 mesi che mi gioco questo giochino, poi lo registrerò, lo vedrete anche sul mio canale. Se siete curiosi, dategli un'occhiata già al mio canale, che poi comunque arriveranno anche tanti altri contenuti per Nintendo Switch, appunto. Quindi basta, direi che ci fermiamo qua per questo unboxing. È tutto. Io sono Fabri90, vi ringrazio infinitamente per avermi guardato, per avermi seguito, aver curiosato su questo mio video. Spero di essere stato sufficientemente professionale e allo stesso tempo divertente. Un saluto anche da parte del mio gatto, che ancora se sto ancora 10 secondi, 99 su 100, arriva e mi boicotta e mi sabota di nuovo. Ora non c'è, purtroppo. Ma vabbè, da Fabri90 è tutto. Ci vediamo alla prossima, amici. Ciao ciao!